Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel luogo, nella cripta di Santa Maria delle Grazie, nel luogo dove qui tanti esperti hanno avuto modo di effettuare la ricognizione canonica del corpo di Padre Pio da Pietrelcina, ricordiamo nell'anno 2008. Ci troviamo qui perché il pellegrino, facendo questo percorso, si imbatte in una serie di immagini, una serie di foto che riprendono quello che è stato l'iter formativo, ecco, l'iter formativo del frate cappuccino Pio da Pietrelcina. Qui vediamo diversi conventi: Sera Capriola, Morcone, Sant'Elia Pianisi, San Marco la Catola, poi ancora andando più avanti troviamo il Santuario dei Monti a Campobasso, e qui in una immagine sempre più moderna. Qui vediamo Gesualdo e in quest'altro convento Montefusco. Ed è proprio qui, in questo convento, che nel suo peregrinare ci aiuta la rivista Voce di Padre Pio a raccontarvi questo episodio. Ed è proprio Padre Gerardo di Flumeri che fa un resoconto e raccoglie una serie di testimonianze storiche dei suoi confratelli che ci raccontano la permanenza di Padre Pio nel convento di Montefusco. Lui nell'ottobre del 1909 era stato trasferito qui a Montefusco, dove era stato bene, così raccontano i suoi confratelli, e già nella metà del mese di ottobre del 1909 Padre Pio aveva già compiuto 22 anni, venne trasferito al Santuario dei Monti per prendere un po' d'aria, ecco, questa malattia che non lo faceva star bene. Allora i superiori pensarono bene di portarlo in questi luoghi dove riusciva a respirare meglio, aria di montagna, quello di Campobasso. Però qui a Montefusco lasciò il segno, ce lo racconta padre Ilario Dateano. Vissi con lui discreto tempo a Montefusco, in provincia di Avellino, nel convento di Sant'Egidio. Qui venni mandato dai superiori per studiarvi teologia, ma fra Pio era malaticcio, molto delicato, sovente visitato dalla febbre e da alcuni dottori. Ci fu una notte, ecco, che ricorda con molta attenzione padre Ilario, e lui lo racconta. Una notte non lo dimenticherò mai, erano le 23. Udii nella stanza attigua alla mia un forte rumore. Subito mi alzai dal letto, corsi nella stanza del confratello, era semichiusa, vidi fra Pio disteso per terra che si lamentava. Con grande sforzo lo alzai, lo adagiai sul letto, mi accorsi che nel cadere aveva riportato discrete ferite che lavai e poi gli accomodai le coperte addosso, gli tenni compagnia, era infreddolito, e quando mi accorsi che in qualche modo gli era passata la paura, lo salutai e ripresi la via della stanza, la via del riposo. Al mattino poi il superiore, che aveva appreso da me questo doloroso episodio, chiamò il medico che visitò l'infermo e dichiarò che nulla vi era di grave nel giovane Frappio. Quando questo confratello non scendeva in refettorio, io portavo nella sua stanza le vivande per la mensa francescana, che spesso non mangiava nemmeno la metà. Vedendo i superiori dell'ordine che a Montefusco nessuna miglioria compariva in Frappio, anzi tutto peggiorava, lo mandarono di nuovo in famiglia. Una testimonianza questa, quella di padre Ilario Dateano, confratello di padre Pio, che racconta quei pochi giorni, quelle poche settimane vissute in questo convento, di cui poi a metà ottobre del 1909 i superiori proveranno a trasferirlo a Campobasso, al Santuario dei Monti, per prendere un po' d'aria, ecco, ma anche lì non riusciranno, perché poi Fra Pio starà male, il 22enne giovane cappuccino tornerà in famiglia per questa strana malattia. Però c'è da aggiungere qualcosa al suo soggiorno nel convento di Sant'Egidio a Montefusco, perché nel 1923, l'anno un po' tra virgolette terribile per quello che accadeva per via del spaventato trasferimento, per gli attacchi contro questo giovane frate sacerdote qui a San Giovanni Rotondo, c'è una frase che è stata scolpita proprio nel marmo in quel convento, nel convento di Montefusco in provincia di Avellino. Lui disse: se proprio
dovete trasferirmi allora in un altro convento, allora desidererei andare a Montefusco. E questo è il ricordo che aveva questo giovane frate cappuccino di Montefusco, forse anche perché da Montefusco il panorama lo proiettava direttamente e il suo sguardo andava nella sua terra natale, Pietrelcina.